torniamo a parlare ovviamente di violenza di genere, ma non solo, parliamo anche di relazioni tossiche, che sono un po' il sottobosco che a volte in un certo senso precede quelle che vengono definite così la punta dell'iceberg. Lo facciamo questa mattina con il dottor Pietro Madera, direttore psicologia ospedaliera dell'ULS 9 di Verona. Buongiorno intanto dottor Madera, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Ecco, allora voi come dipartimento ospedaliero, io scelto questo termine, insomma, quindi vi occupate di colloqui psicologici e avete anche un filone che segue poi tra l'altro proprio le persone che chiedono aiuto per motivi di violenza familiare, di violenza domestica. Assolutamente sì, noi abbiamo anche un protocollo, un codice rosa appunto, in stretto collegamento con il pronto soccorso, laddove il pronto soccorso rileva e registra situazioni di esiti di violenza familiare, veniamo coinvolti nel cercare di creare un legame e un filo di fiducia in modo da far evolvere questa situazione in senso positivo. Ecco, per la di donna, solito in questi casi su chi agite? Agite su entrambi i soggetti o su... No, assolutamente no. Il codice prevede proprio un allontanamento proprio del partner aggressore, proprio sì, perché per evitare che la donna si senta intimidita anche dalla presenza fisica, sì, del suo aggressore. Quindi cerchiamo proprio, è proprio un codice, una procedura proprio a protezione e a tutela massima della donna. Certo, perché poi eventualmente l'aggressore si fa curare in separata sede, no? Se capisce la gravità della situazione, se ha consapevolezza, sì, cosa sì, molto complicata. Ecco, senta, io vorrei analizzare con lei, intanto mi dica un po' i numeri di questa di queste richieste di aiuto che arrivano, perché mi pare interessante capire la dimensione del fenomeno. Sì. Mediamente ne avevano 3-4 al mese. 3-4 al mese, insomma, da Verona e provincia, diciamo. Sì, sì. Ecco. Beh, io faccio riferimento al pronto soccorso di San Bonifacio, tutta la Verona, Sì, ok. Di San Bonifacio. Quindi, ecco, 3-4 al mese sul comprensorio, diciamo, di San Bonifacio. Senti, vorrei analizzare con lei il sottobosco di quello che poi è la punta dell'iceberg, cioè quello che può arrivare a sconfinare in violenze di genere, eccetera, che sono le cosiddette relazioni tossiche. Riesce a descrivermi in 30 secondi quando possiamo definirla tossica una relazione? Assolutamente sì. Io vorrei fare, però, se me lo concede, una piccola premessa, sì, che deve servire per educare anche le nostre giovani generazioni. Sì. La premessa è: dobbiamo chiarirci tutti quanti, le giovani generazioni in primis, cosa intendiamo per amore. Sì. Perché questo concetto, questa parola copre tante cose, e questo coprire tante cose copre anche delle relazioni tossiche. Sì. Quindi è importante che ci chiariamo cos'è amore e cosa non è amore. Bene, una relazione tossica è una relazione appunto dove l'amore ce n'è poco, anzi forse non ce n'è proprio. Abbiamo altri sentimenti che prevalgono. Sì. Il primo sentimento, banalmente, quello che più accede poi a un ciclo di violenza, è quello della gelosia. Sì. Noi abbiamo un sentimento di gelosia che sconfina laddove poi assume un'intensità forte, in possesso. Un'altra dimensione che rileviamo nei nostri interventi, nei nostri colloqui, è quello del controllo. Sì. Quando una relazione è impostata su un controllo, il controllo con chi sei, dove sei andata, dove sei stata, con chi hai visto, con chi hai parlato, quando questo controllo è presente, abbiamo un elemento che non è amore. Sì. L'amore non controlla, l'amore è accettazione della donna così com'è, senza volerla cambiare, senza volerla modificare. Perché l'uomo si innamora e la donna si innamora dell'uomo così com'è. Certo. Quando ci sono sentimenti, idee o progetti o concetti di modificare quello che è, entriamo in relazioni più o meno intensamente tossiche. Senta, è il potere in queste due manifestazioni, gelosia e controllo, come gioca? Il potere è proprio nella dimensione del controllo. Sì.
sono io che controllo te, sono io che esercito un controllo, sei tu che devi rendere conto a me di quel che fai, di dove fai e di dove sei, con chi parli, con chi non parli. Ecco, quando capitano queste situazioni, la gente, cioè colui o colei che esercita il controllo, perché non vorrei farne nemmeno una questione di genere a questo punto, sì. Tranne che poi le cose possono sfociare in modo diverso a seconda della forza fisica del soggetto, chiaramente, e quando si entra appunto in questa dimensione, purtroppo si dice è normale, beh è normale che io sia geloso, è normale che io ti controlli, che bravissimo, no? E quindi si avvalga in qualche modo questo comportamento. Esattamente questa è la premessa che intendevo prima, dobbiamo proprio sciogliere questo questa relazione, questo termine amore, perché l'amore è un concetto coperta che viene messo, un concetto semantico che significa tante cose, ma noi lo usiamo anche semanticamente in tanti modi: l'amore per Dio, l'amore per gli animali, l'amore per i figli, l'amore per il padre, l'amore per la natura, cioè usiamo questo termine in maniera omnicomprensiva. Sì. Sì. All'interno delle relazioni però amore significa io ti accetto così come sei e ti rispetto per quello che sei, punto. Sì. Punto. La dimensione del potere crea una relazione tossica, perché se c'è una relazione di potere c'è qualcuno che comanda e qualcuno che deve obbedire. Senta, quando la relazione finisce per X motivi, ovviamente la persona che insomma viene lasciata cade in uno stato di vuoto, di come descrive Shakespeare, vedo tutto grigio, no, davanti a me. Quando si passa da questo stato invece ad uno stato patologico, per cui si comincia con lo stalking, con il controllo, con il cercare di riavere la persona che si è perduto, fino poi ad arrivare a disumanizzarla e ad arrivare poi a agli epiloghi che abbiamo visto, insomma. Cioè il gettare in discarica il corpo di una persona che non ci ama più. Assolutamente. Quello che lei ha descritto, anche Shakespeare ha descritto, ma la letteratura è zeppa di questo, è una sofferenza legata a un amore finito. Sì. Bene, la sofferenza di un amore finito è normale, è il segno che quella relazione è stata una relazione per noi importante. Sì. E quindi il dolore, la sofferenza per questa relazione che non c'è più è assolutamente normale. Certo. Senta, all'interno però di una relazione in cui oltre a questa sofferenza c'era anche una relazione legata a un controllo, allora lì scatta una patologia della sofferenza, perché non avendo più l'oggetto da controllare cerco di recuperare il controllo. Sì. ecco lo stalking. Quindi insomma al dolore per l'amore perduto si associa anche l'impossibilità del controllo, ed è qui l'aspetto patologico del dolore. Esattamente. Diciamo. Senta, come si chiede aiuto a questo punto? Si chiede aiuto? Beh, ci sono tante associazioni adesso sul territorio, ci sono tutti i servizi del consultorio, il servizio di psicologia ospedaliera, ci sono i centri antiviolenza sparsi sul territorio a cui le donne possono fare riferimento. Ecco, però si fa ancora un po' poco, no? Nel senso che, cioè, che molto spesso ci si rivolge privatamente e costano questi servizi qua, insomma 80 euro, 90 a seduta, insomma voglio dire, insomma una bella cifra. No, non sarebbe il caso che forse fossero stanziati più soldi in modo che la gente possa avere una curare la propria igiene mentale, così come si cura l'igiene dentale, per dire, no? Cioè, in modo preventivo, cioè, normalmente si va dallo psicologo come normalmente si va dal podologo, che ne so, dico io. Ha perfettamente ragione, però oltre sulla linea dello psicologo privato ci sono dei servizi pubblici che offrono un supporto psicologico, un sostegno, una psicoterapia psicologica gratuita. Sì. Abbiamo appunto i consultori, abbiamo i centri antiviolenza, abbiamo le strutture della psicologia ospedaliera, è gratis. Di solito però sono per poche sedute, no? 8 sedute, poi dopodiché la cura finisce lì, la cura gratuita, diciamo, la cura quella col ticket. Sì, non necessariamente. Ovviamente la durata del trattamento è legata anche all'intensità e alla gravità del problema, ovviamente. Sì. Mediamente una decina di sedute possono essere sufficienti, ma laddove non sono sufficienti si proroga.
Certo, non si abbandona il paziente, non si abbandona la donna, non si abbandona nessuno insomma. Certo. Ecco, noi non abbiamo nemmeno parlato e affrontato poi il tema, diciamo, in cui magari la patologia sconfina in una patologia di tipo psichiatrico, ovviamente, in cui poi entrano in gioco altre componenti e anche altri tipi di terapia, ovviamente, perché il tempo purtroppo a nostra disposizione si esaurisce qui. Dottor Pietro Madera, certo. Sicuramente potremo tornarci magari prossimamente. Intanto io volevo ringraziare il dottor Pietro Madera di essere stato con noi, direttore di della psicologia ospedaliera dell'URSS 9 Scaligera, e le auguriamo intanto una buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie.